Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Nelle sue progressive la Chiesa celebra la memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, apparizioni famosissime del 1858, furono 18 apparizioni, e dall'11 di febbraio appunto fino al 16 di luglio, che la Madonna concesse ad una piccola bambina analfabeta e ignorante, molto ignorante, poverina, di questo piccolo villaggio vicino ai Monti Pirenei, apparizione riconosciutissima dalla Chiesa e famosissima, ecco, perché sapete che Lourdes è uno dei santuari in assoluto più visitati del mondo. Il messaggio della Madonna con tutte le apparizioni mariane era molto semplice ed essenziale: preghiera, chiesa e rosario e la penitenza. Invece anche fare dei gesti di penitenziali molto forti, per esempio nell'apparizione del 24 febbraio la Madonna dicendo penitenza, 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 pregate Dio per i peccatori, chiese a Santa Bernadette questo gesto penitenziale noto, diciamo, nella scelica cattolica: baciate la terra in espiazione per i peccatori. E la volta seguente, il 25 febbraio, dice: andate a bere alla fonte, mangerete di quell'erba là. Quindi Santa Bernadette prima ha mangiato l'erba e poi, ricordate, si beveva la fonte e andava verso il fiume Gamba, dice: no, no, non lì, qui. Cominciò a scavare, trovò un po' d'acqua vista a fango, insomma, scavato un altro po', ha trovato quella quantitativa di acqua sempre sporca che si poteva insomma bere, si era accostata la bocca e dopodiché da quella buchetta è sgorgata una fonte che tuttora scorre al mondo, da cui vengono le acque di Lourdes. Lourdes ha il nome legato appunto all'acqua, un segno molto forte a Lourdes, un segno anche molto importante. Perché l'acqua? L'acqua è un elemento importantissimo. E che cosa si fa appunto con l'acqua? L'acqua di Lourdes si beve, ci sono i rubinetti, ma si fanno i bagni nelle vasche. Non so chi di voi c'è stato, e bisogna ricordare come si fa il bagno nella vasca di Lourdes, perché il bagno nella vasca di Lourdes si fa come ci ha fatti nostra mamma, quindi con degli addetti che ti coprono loro un telo messo dal di fuori, ma siamo completamente nudi, e l'acqua di Lourdes, sapete che già Benedetta in se stessa si può usare per farsi il segno della croce e per aspergere. Tenete presente che nella prima apparizione la Madonna non fece niente se non il segno della croce, e Santa Bernadette diceva: se vedeste come si fa il segno della croce della Madonna, ci metteremo tutti quanti, anche io, sottoterra, perché l'amore, la devozione con cui fa questo segno la Madonna, quando uno ci crede veramente, non ha niente a che fare con lo scacciamosche che generalmente facciamo noi, che sembra che abbiamo una mosca vicino che per mandarla via, no? Ecco, allora, in sintesi, l'acqua. Con l'acqua ci si lava, la penitenza, e l'acqua si beve, l'acqua è la vita. E la Madonna dice: fate costruire una cappella qui, ma è diventato un santuario enorme. Allora capite subito cosa c'è nascosto dietro questo segno dell'acqua. L'acqua rappresenta la grazia. Noi siamo stati battezzati con cosa? Con l'acqua. E che cosa ci fa il battesimo? Ci toglie il peccato originale, secondo il grande anche tutti i peccati che abbiamo messo in vita, e ci infonde la grazia di Dio. Ricordate Gesù: chi ha sete venga a me e beva, fiumi d'acqua viva scorgeranno dal suo seno. Però lavatevi e sarete purificati, chi non rinasce dall'acqua e dallo spirito non può entrare nel regno dei cieli. Allora, il battesimo è un sacramento che si riceve una volta sola, però noi dell'acqua per lavarci, dell'acqua da bere, ne abbiamo bisogno sempre. Come si prende in continuazione quest'acqua? Ecco, allora c'è la penitenza che si fa lavandosi nell'acqua di Lourdes, ma poi c'è il sacramento della penitenza, che è il bagno alla nostra anima. Sapete, quando uno si confessa bene, altro che spogliarsi nudo, è peggio. Mi ricordo che tante volte il Papa Francesco ha detto, quando parlava della confessione, che bisogna avere il coraggio della vergogna. Dice: ma io mi vergogno a confessare. Ma te devi vergognare, fa bene vergognarsi, è tutta salute, d'accordo? Tutta salute, perché attraverso quella vergogna la grazia ci pulisce, ci risana, ci guarisce dalle nostre miserie. E invece qual è il modo con cui noi beviamo l'acqua?
quindi nutriamo la nostra anima. Sono due cose, i sacramenti, soprattutto l'Eucaristia, ecco perché la Madonna fece costruire la cappella, che si fa nella cappella, si celebra nessuno, c'è l'Eucaristia, e poi la preghiera. La Madonna, come dicevo stamattina durante una catechesi, disse di pregare il rosario. Allora sapete che le nostre nonne lo sapevano un po' meglio, no? Quando si dice di pregare il rosario non è la terza parte del rosario. Il rosario, 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 in termini dell'ultimo, ma la Madonna che intendeva? Che recitiamo tutti i giorni i misteri del giorno, ma quella sarebbe la terza parte del rosario. O che recitiamo proprio il rosario, rosario tutti i giorni. Come dicevo già stamattina, dico, senti, se uno c'ha tempo e recita il rosario intero tutti i giorni, tutta salute per lui, per la Chiesa e per il mondo. Se uno di tempo ce l'ha di meno, ci accontentiamo della terza parte, insomma. Meno salute, però meglio quella che niente, magari non dicesse la terza parte tutti i giorni, no? Però capite, con queste cose la Madonna ha detto anche uno stile fondamentale, che è poi lo stile mariano per antonomasia, dietro questa simbologia dell'acqua. Come incidiamo realmente sulla realtà delle cose, specialmente quelle più grandi di noi? Se diventiamo santi, quindi se facciamo vivere la vita della grazia di noi, se preghiamo tanto, e se impariamo anche a offrire qualche sacrificio, qualche penitenza, non soltanto per i peccati nostri, ma anche come la Madonna dice, per la conversione dei peccatori. Chi di noi, per esempio, e chiudiamo, vede una cosa brutta, di qualunque tipo, e anziché lamentarsi, tanto si sa che è brutta, biasimarla, tanto è da biasimare, sdegnarsi, tanto si suscita, arrabbiarsi, si fa arrabbiare, dice, non dico niente, bene Signore, perché questa persona si rende conto che sta sbagliando, non sbagli più, oggi faccio peggio. Voi sapete il santo curato d'Ars, francese, pure lui, no? Perché le lamentele sui preti sono sempre state universali e purtroppo qualche volta sono fondate, nel senso che non tutti i preti sono esemplari. Ma quando andavano al santo curato d'Ars a lamentarsi di un prete, dice, fermo, quante preghiere hai fatto per il tuo parroco? Quanti digiuni hai fatto per il tuo parroco? Nessuno. Allora non ti voglio sentire. Prima fai queste cose, dopo ne riparliamo. Capite? Non è per andare a difendere anche i preti cattivi, ma è uno stile, capite? È uno stile cristiano ed è uno stile profondamente mariano. Quindi quando non vediamo il male, non è che facciamo finta di non vederlo. Il male, se c'è, è male, male. Ma lo combattiamo come? Da figli di Dio e di Maria. Le armi che insegna la Madonna sono queste. E sono le migliori, perché sono quelle più efficaci, che fanno solo bene, non fanno nessun male e non hanno nessuna controindicazione. E tu magari hai cambiato il mondo, tu che mi stai ascoltando, senza saperlo, perché magari tu hai offerto quella penitenza per quella persona, magari tra 2 o 3 anni il Signore la richiama, la fa poi, ti fa capire che ha sbagliato e quella cambia, sei tu la causa di questo, ma tu non lo sai in questo mondo, così non te ne orgogliisci. Lo saprai nell'altro mondo e anziché fare un sacco di peccati arrabbiandoti, hai causato la sua conversione. Questo è lo stile di Maria, cioè le anime mariane fanno questo, le anime mariane parlano un poco e operano molto in silenzio, cioè soprattutto con la preghiera e con la penitenza, perché sanno, dicevo sempre questa mattina e lo diceva la Madonna in un'altra apparizione ad Amsterdam, che il mondo non lo cambiamo noi con i nostri sforzi, con le nostre battaglie, con le nostre rivoluzioni. Il mondo lo cambia lo Spirito Santo, lo cambia Dio. E noi dobbiamo favorire l'azione dello Spirito Santo nei nostri cuori e in quelli degli altri. E come si favorisce? Pregando tanto, tanto quanto sei capace, e offrendo tanti sacrifici, tanti quanti sei capace. Ma già il sacrificio del silenzio in tante cose, è già qualcosa. È uno stile. Ecco, io quando le persone mi vengono a parlare che vogliono fare le consacrazioni alla Madonna impegnative, dico, prima impari questo stile, poi comincia a imparare questo stile, perché se vuoi essere mariano devi imparare a fare così. La Madonna vuole che si parli poco, ci si agiti per niente, e la si aiuti molto, soprattutto con la preghiera, la violenza e poi la santità. Invita la vita della grazia, comincia a diventare santo tu e dai tu un buon esempio a tutti. Fai in modo che nessuno ti possa biasimare a ragione, d'accordo? Perché molte volte ci biasimano, ma non ci hanno tutti i torti. Tu cerca di diventare santo, così se ti biasimano saranno calunnie, d'accordo?
Ora intanto tu hai dato del buon esempio, sapete che il buon esempio della santità fa molto più effetto di tante chiacchiere, molte volte dette fuori luogo, sparse al vento, oppure formulate in maniera impropria o inopportuna. Siamo andati in Gesù, come